sappia cosa ti piace fare. Sì. Oh. Sei morta! Ma scommetto che è stato il mio picciotto a fartelo credere! Ma è dovuto succedere tutto questo? Io ho trovato il tuo libro contabile nella mia valigia con le tue lettere! Il libro contabile? Ma come fai ad averlo? Ma quello ti sarà pervenuto come trovare nelle tasche del mio vestito il ritratto che ti viene a New York! Quei bastardi dei nostri picciotti! Lo saprà solo il cielo quello che mi hanno fatto! Sono stati la causa del nostro dolore e della nostra disperazione! E dove sono ora? Io ne conosco uno soltanto e ve lo vado a cercare. Ma anche tu sei lanciato in questa locanda. Eh sì, sono arrivata ieri, ma come possiamo non esserci visti? Il destino ci ha voluto un po' tormentare. Ma cosa? Sì, ma tuo fratello, James La Bamba, è morto. Ah, l'hai ucciso. E mi veniva fatto credere che fosse vivo qui a Chicago. Ma sono stata io a fare credere di essere mio fratello James La Bamba. Partita a New York e conquistiamo con queste pizzette saltando per sei mesi! E ora cosa facciamo? Riscuoterò il denaro che dà marciapiede, te e la mia famiglia e poi saremo insieme in Messico! Ma questi picciotti ancora non si vedono! Quale sarà il motivo che gli ha portato a darci un così grande dolore? Adesso va! Ma è bravo, che ragazzo delicato! Ma non ci racconti perché tu hai un altro picciotto, vi siete uniti per farci disperare! Vi dirò la verità! Vi dirò la verità, una alla volta! Padrino, vi ricordate Pasquale? Quel picciotto che vi avevo detto? È il picciotto di questa... È il suo picciotto, è stato lui che ha mescolato la vostra roba, che ha fatto trovare a voi il ritratto, il gesto con i padri, a lui, è stato lui a fare tutto questo caos, però erano stati questo voi, non lo chiamate, di grazie e colpa mia. Dovrei bastonare te e Pasquale allo stesso tempo. Mi toccherebbero anche le sue. Insomma, non è ancora finita questa conversazione, su! Cosa mi stava dicendo, praticamente? Sì, per carità, non mi scappate Pasquale! Ma vuoi così bene a questo Pasquale? Come a me stesso? Un attimo, ora dico alla signorina qua che è tutta colpa mia, va bene? Tutta colpa di Pasquale. Pasquale, il picciotto del signore qua. È stato lui che ha mescolato la vostra roba, che ha fatto trovare a voi il suo libro contabile e a lui il vostro ritratto. È tutta colpa di Pasquale, ma per favore, mio grande amico, non me lo sgamate di te, anzi che colpa mia. Ma perché appunto ti accusi di una colpa che dici di non avere? Voi non avete idea di quanto io voglia bene a Pasquale. Oh, tutta questa faccenda non mi piace. Tu e Pasquale siete solo due brinconi, hai capito? Mary, penso che i nostri ragazzi non l'abbiano fatto con cattiveria, ma grazie alla nostra gioia ritrovata, egli si può perdonare. È vero, ma il tuo servitore si è comportato male nei confronti. Non mi scambi Pasquale! E va bene. Oh. Io vado da Don Marciapiede per un impegno tuo. Vieni con me. Ci vedremo. Devo aspettare anche gli spacciatori di queste parti. E tra l'altro, lei che so dove sei di casa? Questo ah, allora, lo so io dove sei di casa, li ci porto. Oh.